fucina fotografica da Daniele Simoni e Elisa Gelosi. Loro sentite come sono spigliatissimi, sono super pronti, perché io non vi svelo tanto di loro perché altrimenti esauriremo tutto adesso e non mi sembra giusto e corretto, però vi dico solo che loro sono un'attrice, Elisa, bravissima, e un fotografo, grazie, bravissimo, che è Daniele. Hanno messo su qualcosa di molto bello ed interessante, che è Officina Fotografica, contenitore di tantissimi progetti. La domanda che faccio subito, oltre a darvi il benvenuto ai nostri microfoni, grazie mille, finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Sì, finalmente il giorno è arrivato. Però vorrei raccontare proprio così, in apertura, prima della prima canzone, come ci siamo conosciuti. Noi ci siamo conosciuti perché io ed Elisa abbiamo condiviso il palco, diciamo così, di una delle selezioni. Molti di quelli che mi ascoltano sanno che sono anche presentatore, quando capita, del concorso Miss Plumare. Sei molto bravo invece. Grazie mille. È stata una bellissima serata. È stata una bella serata. E ci siamo conosciuti così. Elisa presentava con me, Daniele ci faceva dei video bellissimi che hanno avuto tantissimo successo, pubblicati sulla loro pagina. È stata una bella esperienza anche per me, perché i concorsi mi mancavano. Sì. Molto bene, avete già capito quello che sta succedendo, il clima che c'è di festa e di bellissima giornata che passeremo insieme a questi due amici, e arriveremo fra pochissimo con voi. Il 334-227-5000, il numero al quale voi potete mandare tutte le vostre canzoni preferite e tutti i vostri messaggi. Club a 101 fino alle 19. Rubando alle ciance, Elisa Gelosi e Daniele Simoni, Officina Fotografica, qui oggi con me. Ho il piacere di intervistarli, no, il piacere è tutto nostro. Ma grazie. Piacere nostro. Grazie. Una chiacchierata meravigliosa. Un bel pomeriggio insieme, è vero. Nella nostra prima ora ci terranno compagnia con la loro bella avventura. Avventura che parte, parte nell'aprile del 2021, mix esplosivo, oserei dire, tra l'attrice Elisa Gelosi e Daniele Simoni di Officina Fotografica. Parte la serie Top Driver, un affresco sui borghi più belli della Regione Marche, già iniziata, diciamo, in fase sperimentale nel 2018, prende una piega un po' inaspettata. Pagine, visualizzazioni top come Top Driver e le condivisioni che aumentano sempre di più fino a progettare, diciamo, il vostro Top Driver 2.0 con i borghi e le città più belle d'Italia, giusto? Esatto, perfetto, esatto. Stai facendo veramente un bel riassunto preciso. Fantastico, lo è. Vi conosco bene. Sì. Beh, allora, noi cominciamo dal 2019-2018, diciamo che Officina Fotografica nasce nel 2018 per l'esigenza proprio di far vedere a tutti i nostri borghi, quello che poi è bellissimo, la nostra cultura, la nostra storia, quindi quello che abbiamo vissuto. E ho cominciato a cercare qualcuno che potesse farlo. Certo. Quindi io come operatore e poi qualcun altro che andava in giro insieme a me per i borghi a mostrare a tutti le bellezze e la nostra cultura locale, perché prima parliamo proprio dei borghi più vicini a noi. Noi siamo della zona di Porto San Giorgio, Elisa di Potenza Picena. Esatto. Quindi siamo nelle Marche, prima dicevamo, no? Siamo nelle Marche sporche, come si dicono. Esatto. Ma non sono tanto sporche, secondo me, perché sono le Marche... Non dico le migliori perché dopo pecchiamo. No, allora, le Marche sono bellissime. Le Marche sono belle tutte, esatto, per carità. Allora, però appunto, sono belle proprio perché sono diverse. Esatto, quando mi dicevano, ma Elisa, tu sei del sud delle Marche. No, no. Potenza Picena è nell'ombelico delle Marche. Nell'ombelico. Esatto. Sì, quindi abbiamo proseguito migliorando l'attrezzatura, migliorando i microfoni. Cioè, ma noi registravamo con un microfono neanche portatile, della stessa fotocamera. Quindi avevamo mezzi molto 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 umili all'inizio, invece adesso, insomma, grazie a Dio ci siamo migliorati. Si parte sempre, no? Anche i grandi artisti. Anche perché dovevamo far vedere se era possibile continuare o no in base alle visualizzazioni che avevamo e se il prodotto effettivamente piaceva. È piaciuto subito. Molto bene. Quindi siamo andati avanti, dall'ottava puntata in poi è arrivata questa donnina qui, addirittura su una sostituzione, perché lei non doveva esserci. No, avevamo detto di fare qualcosa insieme. Esatto, abbiamo fatto, ci eravamo conosciuti prima, penso un anno prima, perché avevamo scattato insieme. Esatto. Avuto una sessione di shooting a Torre di Palme, se non erro. Giornata di bellissima. Torre di Palme, uno dei borghi più belli d'Italia, Il top giornata. Della nostra zona. Assolutamente. Era sì. Forse la giornata più brutta degli ultimi 20 anni. Quindi abbiamo trovato di tutto.
tutto, addirittura dovevamo andare nel boschetto sotto, non abbiamo fatto niente perché c'era il diluvio universale, abbiamo trovato un ristorantino che grazie a Dio ci ha aperto, abbiamo fatto lo shooting lì dentro. E beh, tutto questo dopo un anno e mezzo è ritornato con Elisa Gelosi a Del Cito, abbiamo fatto questa puntata, non so che se bella. Conosci il sì, sito, bellissima. Tra l'altro ci siamo passati due settimane fa quando siamo stati a Can Faito, che la Faggeta, allora, la Faggeta di Can Faito, signori, se avete la possibilità passate in quella zona, ma passateci un bel pomeriggio, è veramente molto bello, perché esatto. I colori che riporta adesso sono fantastici, io penso non si trovano da nessun'altra parte d'Italia, è vero, e sì, quindi facendo quella strada siamo passati per forza Del Cito e ci siamo ricordati di quando abbiamo cominciato con questa ragazza qui. Quindi siete arrivati a quante puntate adesso? Abbiamo attualmente fatte tante, più di 60, siamo 63 puntate, sì. Dall'ottava puntata c'è lei, perché abbiamo trovato, io almeno ho trovato, cercavo una persona come me che avesse lo stesso intento, che guardasse più che altro nella stessa direzione. Quindi avevo proprio bisogno di qualcuno a cui affidare tutta la macchina di Officina Fotografica. E grazie lo stesso a io Dito dovevo... l'ho trovata. Esatto. Perché no, io dovevo trovare la stessa persona, volevo trovare la stessa persona e ci siamo trovati, è stato, certo. È stato meraviglioso. Veramente. Capita sempre così. Quindi . Abbiamo fatto questa prova del Cito e ha superato le aspettative. Certo. E da lì in poi, però fammi dire questa chicca, la settimana dopo siamo stati ad Offida, che è un altro dei borghi più belli d'Italia, bello, che abbiamo, veramente eccezionale. Un'altra giornata di pioggia. Una giornata uggiosa al 100%, quindi non si vedeva niente dalla pioggia. E forti dei risultati di El Cito, ad Offida abbiamo fatto la peggior puntata di tutta la esatto. serie. Cose mi perdo ogni tanto per i meandri delle vorrei, vostre vorrei dire cose. Una cosa importante, perché ho cominciato Behind the Scenes, ma abbiamo fatto due collaborazioni bellissime con Diego 40, che salutiamo, e ne faremo un'altra, poi adesso faremo un'altra, attenzione, vi diamo un'anteprima, esatto. Anche se anteprima ormai non è più, perché l'abbiamo già sponsorizzata, sì, noi dai, sì. E faremo un bello spettacolo, la musica è al Teatro delle Api a Porto Sant'Elpidio il 9 dicembre. Noi ne faremo parte. Siete tutti invitati. Assolutamente. C'è Diego 40, Renzo Mazzoni, le coreografie di Marcella Mazzoni. Quindi abbiamo un cast e non solo. Che bella iniziativa. Abbiamo una bellissima iniziativa, anche perché tutto il devoluto andrà alla Croce Verde. In beneficenza. Alla Croce Verde. A maggior ragione, insomma. Grazie per questo, per questa opzione che non è da tutti. Infatti, no? Sei invitato. Grazie, qui. Ci sarò. Siamo all'alba della nostra seconda ora insieme, ancora qui con me Daniele, Simone ed Elisa Gelosi di Officina Fotografica, che vi invito a seguire sui loro canali social per scoprire quante ne fanno, non solo quello che fanno, quante ne fa soprattutto Elisa, che è un'attrice bravissima, però senza dietro un bravo fotografo e videomaker, sì, anche un narratore, quello perché ci vuole, sento, non sarebbe lo stesso. Quindi fate anche dei video corti, dei tuoi piccoli monologhi, sì. Elisa, ma non parlano tutti di te? Alcuni, allora, sì, altri no. Che alcuni parlano di me, alcuni parlano anche di vite di altri, esatto. Leggera sfumatura, però sì, abbiamo, guarda, Daniele è riuscito, perché non so, veramente a volte è meraviglioso come riesce, quindi dove dei miei monologhi creare, insomma, questi piccoli video corti. Non so se tu hai visto già qualcosa. Sì, ne ho visti, vi seguo moltissimo, mi è piaciuto tantissimo quel monologo horror, che portavi un cappuccio okay. Si vedeva soltanto la metà quello è Officina Caffè, poi, però attenzione, poi ci arriviamo adesso. Io concludo un attimo per il discorso dei monologhi, sì, alcuni pezzi, tra cui un pezzo dedicato a te, che è quel video con i girasoli, che è dedicato a un'amica mia, una carissima amica mia che non c'è più purtroppo, era una sorella, quindi dedicato a te, quindi se avete piacere poi lo guardate. E poi abbiamo, oltre i monologhi, quindi piccoli video corti, abbiamo creato, sempre per iniziare Officina Show, due monologhi, un estratto, diciamo, dello Sgombero di Pirandello, che è drammatico, che insomma è piaciuto davvero tanto, quindi ci fa veramente piacere. Bello, sì, al Teatro di Porto San Giorgio. Esatto. Sì. E poi abbiamo fatto un altro, perché aspettavano tanto il pezzo ironico, quindi Elisa ritorna ironica, abbiamo fatto
coppia aperta di Dario Fo e Franca Rame, bello, grande sì. Dario Fo, e quindi ci siamo, infatti anche lo stesso sì. Daniele, quando l'abbiamo registrato, ho detto: dai Dani, senti, facciamo una cosa, fammelo fare tutto ad un fiato, fammi divertire. Cioè, vai! E quindi tutto un fiato, e l'abbiamo messo tutto ad un fiato. Quindi... infatti è vero, molto abbiamo proprio in presa diretta, l'abbiamo messo così come l'abbiamo registrato. Poi tutte queste registrazioni ovviamente voi potete andare a vedere sia su YouTube che su Facebook. YouTube è sicuramente tutto diviso, no? Sì, forse perché YouTube è un po' più schematico, quindi sì. È tutto schematizzato. Però sono, insomma, se ci seguite ci fa piacere. Assolutamente no. Sì, scrivete i commenti, anzi, perché noi suggerimenti, critiche, consigli, accettiamo tutto quello che volete. Tutto, soprattutto. Io mi permetto, quindi la creatura è Officina Caffè, perché nasce da una forte, da una mia forte adorazione per il genere thriller horror, yes. Anche di giallo, dei gialli, sì, dei vecchi gialli, e è una sorta di teatro cinema interattivo. Dove praticamente io recito il pezzo, quindi c'è un discorso di scelta testo, facendo anche insomma il minutaggio e quant'altro, perché non deve essere neanche tanto lungo. Assolutamente. E quindi insomma una scelta difficile anche dei pezzi, perché non è facile. E poi dietro c'è tutto il discorso della scena, e qui è un discorso tecnico, quindi cerchiamo di portare il pubblico con noi dentro la scena del racconto, quindi è una sorta di, come dico, teatro cinema interattivo. Esatto. E poi ecco, Dani poi mi aiuta, c'è, tanto c'è da dire diverso, no? Sì, ovviamente studi. Sono tutte immagini elaborate, c'è cioè la computer grafica, quindi il lavoro, un esperimento con te Dani, sì, questo è un veramente. Esperimento, beh, noi sperimentiamo sempre, sì. Però tutto il lavoro che c'è su Officina Caffè, che potete sempre vedere, io ribadisco, sui certo. Nostri social, su qualsiasi dei nostri social riproponiamo sempre tutti i video di Officina Caffè, c'è un lavoro che di computer grafica che insomma non indifferente, quindi sì. Riusciamo a riportare la gelosia, come dicevo prima, in tutte le destinazioni che vogliamo. E poi per ricreare proprio quel feeling, insomma, del racconto. Esatto. E poi Elisa è fantastica. Grazie, purtroppo, dai, cioè, purtroppo, per fortuna che c'è Elisa, perché veramente riesce a dare un'anima a tutte le nostre produzioni, quindi viva Elisa Gelosi, no, viva, ecco, diciamo. Viva il Daniele e Simoni di Officina Fotografica, sì, ma qualcosa da farci sentire adesso, Elisa, non è che avresti allora così vis-à-vis, dai. Approviamo un pezzettino, sì, sì, del Cuore Rivelatore di Edgar Allan Poe. Vai! Sì, è vero, sono nervosa, molto nervosa, e lo sono sempre stata. Ma perché volete pretendere che io sia pazza? La malattia ha reso più penetranti i miei sensi. Ma non li ha logorati, non li ha distrutti. Più di tutti gli altri avevo finissimo il senso dell'udito. Ho sentito tutte le cose del cielo e della terra. E ho sentite molte anche dell'inferno. E dite che sono pazza? State attenti e osservate con quale precisione, con quale calma vi possa raccontare tutta la storia. Diventava più forte, sempre più forte, e quegli uomini parlavano sempre, scherzavano e sorridevano. Ma era mai possibile che non sentissero Dio Onnipotente? No, no, sentivano, sospettavano, sapevano. Si facevano un gioco, un divertimento del mio terrore, lo credetti e lo credo ancora. Ma tutto, tutto era più tollerabile di quella derisione. Non potevo sopportar più quegli ipocriti sorrisi. Sentii che bisognava gridare o morire. E ancora e sempre lo sentite, eh? Ascoltate! Più forte, sempre più forte! Miserabili! Gridai, non fingete più, confesso! Strappate quelle tavole, è là il battito del mio orribile cuore! Beh, io, applauso, io farei un applauso, guarda, applauso, facciamolo per tutti i nostri follower che ci stanno seguendo. Questa è Elisa Gelosi dal vivo, brava. Speriamo quanto, scusate, prima di portare, no scusate cosa, no no, ben venga, speriamo quanto prima di portare tutta questa roba in teatro. Speriamo, sì, sarebbe sì. Un bel desiderio, un bel sogno. Questa sicuramente sì, sì, sì. Complimenti, complimenti. Grazie. Elisa, perché è venuto veramente molto molto ci bene. Ho provato. Poi,
non era niente di programmato. Quindi no, l'abbiamo, esatto, andata, l'abbiamo messa andata, su in un attimo. Esatto. Quindi davvero, ragazzi, siete. Io vi auguro tante belle cose. Grazie. Vi auguro davvero lo stesso il a voi. Meglio per i vostri progetti su Officina Fotografica, che ricordiamo è in tutte le piattaforme social. Abbiamo, da poco siamo sbarcati su TikTok. Anche TikTok. Stiamo testando, diciamo, questa piattaforma. Vediamo un po' se con il tempo riusciamo ad addomesticarla, perché è un po' più difficile delle altre. Sì, è particolare. Ecco, tra balletti e cose, noi non facciamo tanti balletti davanti il telefono, quindi lì è una piattaforma un po' strana, però. Però magari qualche evento prossimo teatrale o qualche evento, perché no, magari ci presenterai tu, perché molto, no? Con molto piacere, con molto piacere sarà nostro. Perché no, dai. Mi fate sapere, io volentierissimo parteciperò e prenderò parte ai vostri progetti. Grazie. Intanto io vi rinnovo gli auguri, vi ringrazio. Grazie per averci ospitato, Giamma, grazie a tutta Radio Fermo 1. E che dire? Risentiamoci sui social. Noi ci risentiamo sui social, seguiteli perché sono davvero bravi. Questo è la realizzazione di quando due artisti, magari due arti diverse, la fotografia e il teatro, si congiungono e vengono fuori tanti di quei format, insomma, che create e che piacciono. Sì, perché noi ce la mettiamo tutti e siete molto bravi. Complimenti, grazie. Continuate così. Officina Fotografica, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, seguiteli. Daniele, Simoni ed Elisa Gelosi, grazie davvero grazie a te. Di cuore, grazie siete stati gentilissimi.